Io mi chiamo Franco Molteni, sono un medico e dirigo il centro di riabilitazione Villa Beretta di Costa Masnaga, che è uno dei tre partner clinici, siamo in provincia di Lecco. Mi è piaciuta molto l'ultima diapositiva di Marco Salza, perché io sono di Cantù e a pallacanestro giochiamo abbastanza bene a Cantù. E quando ero un po' più giovane ho vinto un paio di campionati con le squadre giovanili e giocavo playmaker. Quindi. E forse è stato importante fare sport in quel modo perché giocando playmaker impari a cercare di gestire situazioni complesse. Andiamo su Head. Volevo darvi nella prossima mezz'ora un panorama di quello che andiamo a fare e del perché andiamo a fare, in parte anche di come. Non è un caso che queste tre unità cliniche abbiano creato una sorta di grande area metropolitana Milano-Torino, che potrebbe essere anche un buon esempio, per esempio, di come unire le forze. Non è un caso perché siamo tre istituzioni che comunque abbiamo radici profonde in una logica di servizio in aree importanti, San Camillo a Torino, la Dognocchi a Milano, noi siamo in provincia di Lecco. Lecco è una piccola Silicon Valley per la riabilitazione da un certo punto di vista, e quindi e questo è molto interessante. Perché ci è venuto in mente ovviamente di mettere insieme queste esperienze per fare qualcosa di utile e innovativo? Beh, guardate questi numeri, 262 e 861. Al di là del numero per sé, che comunque resta importante, mi interessa tirare la vostra attenzione sull'effetto moltiplicatore fra quante sono le persone potenzialmente anziane nel mondo occidentale e quante sono le persone che invece avranno delle problematiche croniche di tipo sanitario, cioè sono quasi quattro volte tanto. Che oramai è noto, siamo abituati a vedere in televisione ER e sembra che la medicina sia fatta da pronto soccorsi che accolgono le persone, magicamente le fanno sopravvivere e altrettanto magicamente guarire. Non è così, è talmente non così la realtà che quasi l'80% delle risorse sanitarie non sono consumate per far sopravvivere le persone che arrivano in un ospedale per acuti, ma per riuscire a gestire le condizioni croniche. L'ultima riga, che è quella percentuale di PIL investito, è importante da tantissimi punti di vista, perché non è solo un problema di qual è la percentuale del PIL che viene investita in sanità per pagare quell'80% di spesa delle patologie croniche, ma c'è un problema nel nostro mondo occidentale, europeo in particolare, che mentre cresce l'esigenza sanitaria, non cresce con lo stesso ritmo il PIL. Quindi questo è un problema estremamente importante di sostenibilità, per cui quando mettiamo tutti gli attori intorno al paziente e al nucleo sociale di riferimento, la situazione diventa sempre più complessa, ma sempre più complessa su come mettere in sinergia tutte queste persone per fare qualcosa di utile e di persistente nel tempo. Non dimenticando che anche Horizon 2020 dice che nella ricerca e innovazione dobbiamo fare tantissimo, ma in particolare nell'Information Communication Technology, dove abbiamo dei problemi di servizio reale derivante da un corretto utilizzo dell'ICT, dobbiamo molto focalizzare la nostra attenzione sia sull'aspetto salute e cambiamento demografico, ma anche su quell'aspetto che ha centrato benissimo Fondazione Cariplo col piano d'azione 16 dello star bene. E tutti questi punti che vedete qui elencati sono punti che sono fisicamente dentro il progetto HEALTH. Head che va da come usare la sanità elettronica per far sì che le persone siano in grado di autogestirsi, come capire cosa sta succedendo e aiutare le persone a migliorare se stesse per essere attive e assistite là dove passano la gran parte della loro vita. Perché è uno slogan, ma non tanto, a tutti piacerebbe continuare a crescere a casa propria fino alla più tarda età in modo molto attivo e molto interessato. Quindi bisogna metterci la faccia. Questo è stato il tema che abbiamo voluto affrontare, cioè bisogna che chi si occupa di sanità ci metta la faccia davvero per risolvere questi problemi e mettere insieme tutte queste competenze con un partner tecnologico come
è ASPI e la RAI è estremamente importante e interessante per arrivare davvero al cuore del problema e alle possibili potenziali soluzioni. Quindi noi ci occupiamo di processi di cura, sottolineo processi, ci concentriamo su delle condizioni che persistono nel tempo e quel cronico nessuno lo può o lo deve leggere con la lente del non modificabile. Cronico è qualcosa che persiste nel tempo e che può essere sicuramente modificato, e questo è un altro punto cruciale per problematiche che nascono a livello del sistema nervoso, sfruttando molto bene quello che l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice oramai da tempo, e cioè che noi dobbiamo imparare a concentrarci su come guariamo le problematiche del corpo, ma soprattutto a come riusciamo a trasformare la vita delle persone in termini di capacità e quindi possibilità di fare attività, e come questo diventi partecipazione sociale dentro le condizioni ambientali in cui la persona poi fisicamente si viene a trovare. Questo è un modello di benessere in cui il confine fra medico e sociale è davvero difficile da tracciare. Probabilmente non è solo difficile da tracciare, non deve essere tracciato, perché è abbastanza intuitivo capire che una serie di problemi personali che diventano medici, se non vengono affrontati in una logica di integrazione sociale, non hanno possibilità reale di soluzione. È un gioco delle parti che non ci possiamo più permettere. Quindi ED cerca di portare questi processi per condizioni persistenti che hanno nel sistema nervoso la loro origine in termini di disabilità, per contestualizzare quello che viene fatto, per rendere ogni persona un individuo protagonista di quello che deve essere fatto, e con un uso innovativo delle tecnologie. Anticipo un paio di cose che andrò a dire dopo, ma quando parliamo di uso innovativo delle tecnologie, Andrea Del Principe ha detto due cose da un punto di vista tecnologico di quello che può fare la RAI, cioè schermi a sempre più alta definizione, le smart TV, il rallentamento del parlato per la comprensione, ma mi ha lasciato una delle cose che da dire, mi ha lasciato dire una delle cose più interessanti per noi. La RAI ha dentro la storia culturale del vissuto della nazione. Questo è il valore aggiunto che solo la RAI poteva dare a un progetto come questo, perché per bravi che siano al centro di ricerca della RAI, ipotizzo che abbiano le stesse capacità tecnologiche della BBC, magari sono un pochino più bravi, però quelli della BBC non sono così meno bravi della RAI. Ma il contenuto culturale proprio nostro non può darlo nessuno, e l'idea è proprio quello di usare i contenuti da inserire dentro queste possibilità di fruizione di tecnologie, che poi andremo a vedere come possono stimolare la partecipazione della persona e l'attività fisica correlata a questi contenuti. Il contenuto è più importante della tecnologia che andiamo a utilizzare, perché dobbiamo uscire da una logica di rappresentazione del cervello così statica. Questo, io ho 58 anni, vado per i 59 anni, questo era il cervello che studiavamo quando nel 75 ho iniziato medicina, cioè era un cervello che veniva fatto a fette, studiato. Beh, in realtà il cervello oramai lo dobbiamo guardare in un modo completamente diverso. Abbiamo davanti un cervello diverso che, se lo vogliamo davvero migliorare, potenziare, rendere più capace di farci muovere in modo agile, intelligente, partecipativo, è un cervello che non deve più limitarsi a capire, questa è una delle cose più tipiche della rappresentazione, quali sono i pezzi di cervello dedicati a generare un movimento. Ma la cosa importante oramai non è capire dove si genera il movimento, la cosa importante è capire che cosa determina la volontà di movimento, e questa è una rappresentazione plurisensoriale, cioè devo pensare di muovermi e posso essere stimolato a livello uditivo piuttosto che dai profumi, piuttosto che da quello che sto toccando o da quello che sto vedendo, a muovermi in una direzione con una certa velocità, con una certa intenzionalità.
l'intenzione di movimento è più importante del movimento stesso. Questa è una rappresentazione che ha fatto saltare moltissime delle nostre modalità di approccio al tema attività corticale, che è quello della connettività interna al cervello. Oramai non c'è più possibilità di comprendere e neanche probabilmente di curare le persone se non sfruttando questi concetti di connettività fra aree apparentemente lontane all'interno del cervello, ma assolutamente fondamentalmente unite. Immaginate che se in queste zone frontali decido di fare qualcosa che eseguo con quello che si trova qui e vedo con quello che si trova posteriormente, niente di tutto questo ha senso se non è collegato con queste aree profonde dove ci sono le emozioni e dove ci sono le motivazioni vere per fare un movimento. Questa è una recente pubblicazione ed è interessante. Questi sono due cervelli studiati in modo tradizionale e questi in modo molto più innovativo. Bene, questo è un cervello normale, questo è il cervello di una persona che ha una sindrome da fatica cronica, che è studiata da anni, da tutti non fino in fondo conosciuta e riconosciuta. Il problema è una serie di aree profonde che non funzionano più correttamente e che danno una sensazione di costante fatica a una persona che si muove. Quindi andare nel profondo, in particolare in queste zone emotive dove c'è l'ippocampo. Tanto per dare l'idea di quanto è importante l'ippocampo, l'ultimo premio Nobel della medicina è stato dato a un gruppo di ricercatori che ha capito come dentro l'ippocampo alcune cellule, mettendosi in rete, determinano il senso di posizione di una persona nello spazio. Quindi entrare nel profondo per stimolare emozioni e per percepire emozioni dalla persona. Questo è un altro concetto fondamentale di Ed. È qualcosa che è costantemente bidirezionale. Dall'esterno si cerca di stimolare il soggetto, ma il soggetto dall'interno deve essere in grado di dare delle informazioni. Questa è la rappresentazione del cervello di una persona che sta ascoltando della musica. Quindi la tecnologia è un'interfaccia, la tecnologia che andremo a utilizzare è un'interfaccia fra la persona, contenuti fondamentali dell'essere della persona, che sono quelli che sono dentro il cervello, e quello che c'è fuori, che facilita o meno l'espressione di quello che una persona ha dentro. Quindi interfacce che tendono a promuovere quella plasticità neuronale che è fondamentale per poter continuare ad agire correttamente anche col passare del tempo. Siccome tutto si consuma, dobbiamo essere in grado di stimolare la produzione di nuove cellule nervose, di nuove connessioni nervose. La plasticità è un punto cruciale del progetto HEAD. E siccome poi bisogna andare sul concreto, uno dice, vabbè, il cervello è plastico, ci sono tante connessioni dentro, vediamo di stimolarle, come facciamo, come motiviamo? Giocare può essere utile, il gioco può essere utile, la risposta è sì. Questa è Nature, che è una delle più importanti riviste scientifiche, che nel 2013 ha dimostrato che i videogame possono migliorare le capacità cognitive di soggetti anziani. Immaginatevi che stimolare le facoltà cognitive può avere dei risvolti interessanti. Per esempio, c'è un ospedale di New York che ha pubblicato un paio di anni fa un interessante lavoro dimostrando che 8 settimane di esercizio cognitivo permettevano a dei soggetti anziani di camminare più velocemente per strada, perché imparavano a gestire quello che viene definito il dual task, cioè camminare e pensare dove sto andando nello stesso tempo. Sembra banale, ma non è per niente banale, perché uno dei primi sintomi di problemi cognitivi è non riuscire più a fare queste due cose insieme. O parlo o cammino. E questo, fra l'altro, ha delle importantissime ricadute
perché è uno dei più frequenti problemi che abbiamo in chi cade ripetutamente e rischia di farsi male. I pronto soccorsi sono pieni di persone anziane che cadono e si rompono il femore, molto spesso non perché hanno poco equilibrio, ma perché non riescono a gestire le due cose insieme. Mi alzo per fare una cosa, sto pensando quello che devo andare a fare o non lo penso a sufficienza e perdo l'equilibrio perché non riesco più a combinare i due elementi. Quindi giochi, videogiochi, anche videogiochi tipici, videogiochi interattivi, e però spesso questi videogiochi dicono: ma in realtà un anziano, ma anche uno non tanto anziano, è così vero che si diverte a fronte di un videogioco che è poco consono alla sua cultura? E allora questi sono problemi che vanno presi molto sul serio. Molto sul serio, perché i risvolti possono essere serissimi da un punto di vista delle condizioni di salute di una popolazione. Bisogna entrare nella tecnologia con anche un po' di letteratura. Pensate che tutto l'aspetto cyber, questo è William Gibson, che è la persona che ha scritto il primo libro, che era Neuromante, dedicato a una cyber persona che era disabile e sfruttava la tecnologia per fare delle cose completamente al di fuori delle sue capacità. Quindi c'è già dietro nella letteratura l'idea che la tecnologia può dare qualcosa di più alla persona e non trasformarci in robot. La cosa sta prendendo molto piede, c'è tutto questo filone della riabilitazione collegato alle nuove tecnologie che si sta espandendo a macchia d'olio e che a maggior ragione deve avere dentro un profondo profilo culturale di visione del dove andiamo con queste nuove tecnologie rispetto al cervello che noi vogliamo forse riabilitare. È riduttivo, è un cervello che si mantenga abile e migliori progressivamente. Alcuni dati scientifici, non voglio annoiarvi da un punto di vista medico, ma penso che possano essere degli spunti di riflessione interessanti. L'esercizio per sé, l'esercizio fisico, incrementa la plasticità dell'ippocampo. L'ippocampo è una parte molto piccola ma cruciale per il funzionamento del cervello, e lo fa addirittura modulando la produzione di quella sigla che vedete, BDNF, vuol dire sono fattori di crescita cerebrali che facilitano la formazione di nuovi circuiti cerebrali. Quindi camminare, muoversi, fare un'attività fisica intensa stimola la produzione di quello che mantiene al meglio il cervello. Non solo, ci sono strette correlazioni fra l'entità di esercizio e i volumi cerebrali. Quindi è importantissimo avere tantissima connettività, il cervello non lo possiamo vendere a peso, però conta anche la massa critica che abbiamo a disposizione. Quindi dare con l'esercizio stimoli utili a produrre le sostanze che facilitano le connessioni, dare con l'esercizio volume cerebrale e dare anche capacità creativa. Quest'altro è un lavoro recente estremamente interessante. Hanno studiato persone che dopo un breve periodo di meno di 10 minuti di attività fisica venivano testati in rapporto alle loro capacità di avere un pensiero creativo. Bene, un breve periodo di esercizio stimola decisamente in modo positivo, con una persistenza addirittura di circa mezz'ora, la capacità di pensiero creativo. Quindi pensate anche la sedentarietà, l'assenza di stimoli a muoversi, di dare motivazioni a muoversi, che danni può fare. E allora dobbiamo introdurre qualcosa che ci tolga. Questo è un nostro paziente, è messo in una posizione di esercizio per l'arto superiore sano, perché questa è in una condizione classica, povera di stimolo ambientale. Allora pensate come cambia completamente l'attenzione e la motivazione di una persona che viene immersa in un ambiente di realtà aumentativa, di realtà virtuale, e che quindi trova immediatamente un feedback, una motivazione, un senso estetico anche rispetto al movimento che noi andiamo a produrre. Per cui vedete che la tecnologia ci serve, in quel caso abbiamo visto questa sorta di acqua che si muoveva. Ritorniamo per un attimo ai videogiochi americani. Abbiamo detto che noi abbiamo la RAI
E avere la RAI vuol dire avere le teche della RAI, vuol dire avere le storie nostre. Questa è una immagine che vi dice come potremmo, per esempio, far interagire una persona con delle immagini. Questo è Salvatore Ferragamo all'inizio della sua carriera, e come potrebbe essere utile inserire immagini di questo genere correlate alla biografia del paziente, della persona, del nucleo sociale di riferimento. Ho scelto questo esempio se vogliamo dedicarci a qualcuno che ha avuto per esempio un'attività correlata con il calzaturiero o con la moda, o a una signora che potrebbe avere da questo stimolo legato all'alta moda qualche percezione riferita a problematiche più vicine al suo sentire profondo. Quindi contenuti che diano un modello di riabilitazione tecnologico ma anche di contenuti, che sia fruibile a distanza e che sia sostenibile. La sostenibilità e la distanza abbattuta sono due punti cruciali di questo modello, perché se non riusciamo ad abbattere le distanze continueremo a avere delle replicazioni di servizi che non danno servizio ma consumano risorse solo per stare in piedi, e questo è un problema che probabilmente dovremo affrontare perché non possiamo più permettercelo. Allora dobbiamo avere qualcosa che parte da dentro l'ospedale, da tecnologie fruibili dalla persona dentro l'ospedale. Questa è una camera di realtà aumentativa. Camere di realtà aumentativa che possono stimolare la persona a muoversi liberamente nello spazio, che possono dare degli stimoli per migliorare l'equilibrio, per esempio, che ci possono consentire di monitorare addirittura l'attività cerebrale durante questi esercizi per capire se questi esercizi sono più o meno interessanti per il paziente, se l'attenzione della persona viene mantenuta per un periodo sufficiente o se tende a decadere, e quindi bisogna o modificare l'esercizio o modificare quello che sta intorno al paziente durante l'esercizio, oppure semplicemente far riposare un paziente. Un esempio che vi può dare subito la percezione dell'importanza di quello che può stare intorno al paziente: sono state fatte delle verifiche di accuratezza di risposta a test cognitivi in soggetti anziani, verificando che il profumo dell'ambiente all'interno del quale venivano somministrati questi test influenzava il tempo di reazione e la capacità di mantenimento dell'attenzione in una persona. Il profumo. E questo ci fa capire come l'ambiente domestico può essere importante, così come può essere importante il momento della giornata all'interno del quale viene svolto un determinato esercizio, cosa che diventa impossibile da programmare rispetto a un servizio strutturato nel modo classico e tradizionale, quale può essere quello che è tipico di tutti i centri di riabilitazione che noi andiamo a fare. Già qui una piccola anticipazione: qui vedete un caschetto con 1000 elettrodi che registra l'attività del cervello, proprio perché abbiamo già iniziato a ragionare e a sperimentare alcune cose. Stiamo lavorando con una startup israeliana che sta dando un supporto importante con un algoritmo particolare in grado, con un singolo elettrodo a secco posto nella regione frontale, di capire l'intenzionalità e la persistenza di attenzione durante un compito. Quindi questi sono già spunti che saranno interessanti, ma sono interessanti per cambiare un modello di servizio fra l'ospedale, il domicilio e il territorio dove abita una persona, ma sono già estremamente interessanti per cambiare il modello di riabilitazione che viene proposto all'interno di un centro di riabilitazione. Quando parliamo di sostenibilità, la sostenibilità deve essere che i servizi che vengono supportati da un sistema sanitario nazionale o dai cittadini che pagano di tasca propria piuttosto che dalle assicurazioni, devono essere servizi che non pagano dei muri, ma pagano non dei letti, ma pagano delle attività che vengono svolte dentro un ospedale di riabilitazione. E un ospedale di riabilitazione non può pensare di non avvalersi delle tecnologie che oramai sono ampiamente fruibili da subito. Non possiamo pensare di creare una cultura della tecnologia utilizzata a domicilio se non abbiamo una cultura della tecnologia utilizzata dentro l'ospedale.
Non può esserci una dicotomia di questo genere perché sarebbe irrazionale e è difficilmente sostenibile. Perché devo andare a usare tecnologie più stimolanti quando esco dall'ospedale e non lo devo usare quando sono dentro l'ospedale, magari nella fase più difficile? Possibilità, fra l'altro, di fruire delle tecnologie, come vedete, in qualsiasi posizione, da seduto, da in piedi, in una carrozzina. Possibilità quindi di guardare avanti. Stiamo esplorando anche alcune possibilità correlate all'utilizzo degli occhiali di Google, che hanno 6.000 problemi, ma hanno anche 6.000 potenzialità. È chiaro che dobbiamo essere attenti e capire quello che non va bene di tecnologie di questo tipo, però dobbiamo essere altrettanto attenti a capire che cosa può andare bene di tecnologie di questo tipo. Vi faccio un esempio. Siamo abituati a dire: il servizio è centrato sulla persona. Bene. La persona è fondamentale. Bene. Quello che conta in genere è il punto di vista dei clinici. La persona, ogni tanto chiediamo alla persona: ma lei come si sente? Però quando uno sta bene o non sta bene dipende da come il medico, il fisioterapista o l'infermiere vedono il paziente e dicono: guarda, mi sembra che sta abbastanza bene. E dice: ma insomma, però io non starei proprio così bene. No, no, però guardi che lei sta veramente meglio. E questo è una mancanza di prospettiva. In particolare in riabilitazione, in cui il movimento, l'esplorazione spaziale è estremamente importante, degli occhiali come questi di Google potrebbero servire per dare in modo naturale la prospettiva del paziente, perché questi occhiali registrano la realtà. C'è già un'applicazione che consente a un'altra persona collegata con chi ha l'occhiale di vedere il mondo così come lo vede la persona che ha messo l'occhiale. Potrebbe essere uno dei primi modi per orientare a domicilio una persona verso determinate capacità di esplorazione all'interno della casa o di esercizio, guidandolo come se fossimo nei suoi panni. Sembra un po' pervasivo, ma vi assicuro che vedendo le difficoltà che hanno molte delle nostre persone, perché di fronte a questi ragionamenti spesso ci sono gli atteggiamenti: ah, ma qui rischiamo di manipolare le persone, di cambiare il loro comportamento a loro insaputa. Rispetto e capisco benissimo quale può essere la preoccupazione, però venite un pochino in trincea a vedere quali sono le difficoltà delle persone che non riescono a prendere una decisione, o che prendono costantemente decisioni sbagliate, o che restano inerti perché non vengono stimolate adeguatamente, o che hanno bisogno di essere guidate, non sono manipolate. È un concetto di assistenza, di stare vicino a una persona. Quindi dobbiamo lavorare sul contesto, dobbiamo lavorare sulla posizione che assume un paziente nel fare un determinato movimento, sull'immaginazione del movimento stesso. Si è visto che, per esempio, questo cambia tantissimo la capacità di immaginare cosa fa una mano di una persona. E guardate che la mano è uno degli elementi critici di interazione e di contatto col mondo, e anche da un punto di vista di percezione della dignità di una persona. Provate a pensare quando voi non potete dare la mano destra a una persona perché non la muove adeguatamente. Voi vi sentite, non dico in imbarazzo, però ogni tanto capite che cercate di dare la mano destra e l'altra persona ha la mano ferma, e allora gli date la mano sinistra. Provate a pensare alla persona che destrimane incontra un'altra persona e si deve abituare a dare la mano sinistra rispetto alla destra. Quindi anche rappresentazioni virtuali della mano possono essere estremamente interessanti a livello di esercizio per rirappresentare l'immagine del movimento e l'immagine globale del proprio corpo. Cioè gli avatar possono essere visti come una spersonalizzazione, ma possono essere visti anche come un modo di aumentare la percezione della persona e di dargli modo di recuperare una percezione che altrimenti ha perso. Per esempio, muovere una propria mano e vedere come questo movimento può indurre il movimento anche di una mano artificiale, e osservare una mano artificiale e con questo cercare poi di riprodurre il movimento della propria mano, non è tempo perso, è un tempo importantissimo per l'attività di queste aree del cervello. Molto più importanti queste aree del cervello da questo punto di vista di queste aree centrali dove ci sono le aree sensorimotorie che unicamente muovono la mano, a volte senza un perché.
Quindi noi vogliamo mantenere un aspetto tradizionale di contatto, di stretto contatto fra il medico e il paziente, però dobbiamo passare verso qualcosa. Vedete, questi erano i medici prima dell'era fumo free, visitavano il paziente con il sigaro in bocca. Beh, dobbiamo usare l'information technology, evidentemente. Dobbiamo usare l'information technology in modo il più possibile intelligente, via web, evidentemente, sfruttando soprattutto in modo molto avanzato, il più possibile avanzato, la parte video. Speriamo che anche la banda larga ci possa dare una qualche utilità. Ci contiamo moltissimo. Però la parte video sarà fondamentale, perché la videocomunicazione non è uguale alla telecomunicazione. Questo è uno in teleriabilitazione, uno dei problemi da chiarire subito. Perché, come diceva Marco Salza, a volte in riabilitazione abbiamo cercato di mutuare modelli scientifici di altre specialità. E la telemedicina è stata spesso paragonata alla teleriabilitazione. Telemedicina in realtà è mandare semplicemente l'elettrocardiogramma via telefono. Questo è telemedicina. Oppure metto un sensore e dico se la mia ossigenazione è buona o non è, buona. Utile per sapere alcune cose rispetto a come funziona il cuore e come funzionano i polmoni. Totalmente non utile per sapere qual è il comportamento di una persona. Quindi la teleriabilitazione deve avvalersi di determinate informazioni, ma non può limitarsi a queste informazioni, e la videocomunicazione è fondamentale, perché pensate tutto il lavoro che è in corso sulla detezione dell'espressione facciale per poter capire lo stato di una persona. Quindi molta videocomunicazione, videocomunicazione che si avvale anche di strumenti semplici, che può mettere in comunicazione più persone nello stesso momento, quindi creare piccole comunità, e che quindi risolve il problema della distanza creando un luogo virtuale dove non è solo il quando ci si trova, ma è il timing, cioè trovarsi, avere la possibilità di trovarsi nel momento giusto, nel posto utile. Il che vuol dire, per esempio, andare a stimolare una persona a fare una determinata attività riabilitativa nell'orario della giornata ottimale. Vi faccio un esempio: i parkinsoniani hanno un ritmo di attività all'interno della giornata, per cui vengono definiti in termine tecnico fasi on e fasi off. Off vuol dire che il parkinsoniano in una fase off non si muove, non riesce a muoversi. A volte, anche distribuendo i farmaci in modo diverso, non si riesce a dare il neurotrasmettitore utile a far muovere la persona per tutto l'arco della giornata. Uno dei problemi che abbiamo nel seguire i pazienti parkinsoniani è che a volte devono venire in ospedale a fare programmi di esercizio riabilitativo in orari che vanno bene alla struttura, ma che non vanno bene al paziente perché è in fase off. Trattare un paziente alle 11 di mattina o alle 3 di pomeriggio non è la stessa cosa. Non è assolutamente la stessa cosa. Quindi soluzioni di questo genere potrebbero personalizzare le cure in modo sostanziale, seguendo i ritmi del paziente e non più i ritmi dell'organizzazione sanitaria. Per cui quel www, cioè web-based service, è soprattutto dove, quando e soprattutto perché. Perché risolvere solo il problema del dove e quando è già una bella cosa. Ma il perché, e poi a dire la verità, ci sarebbe poi anche un come. Quindi immaginate quegli esercizi che avete visto con tecnologie fatte all'interno dell'ospedale, possono essere traslati a casa della persona, visti contemporaneamente al limite da un fisioterapista a distanza, creando magari una piccola comunità di pazienti che è in connessione via web e senza un problema di competizione, ma di relazione fra le persone. Anche qui non vogliamo trasformare questo in una sorta di ghettizzazione a domicilio della persona che ha bisogno di uscire. Il tema è: se riesco a riabilitare molto bene la persona a domicilio, creo le condizioni perché posso uscire. Uscire di casa è importantissimo per il mantenimento,
però l'intelligenza non basta se manca la pressione, si diceva, quindi bisogna che ci siano le condizioni per creare questo, quindi non è una ghettizzazione tecnologica, ma è la creazione di una comunità che è una comunità che poi deve trovare modo di estrinsecarsi ovviamente al di fuori. E dentro possiamo mettere tantissime cose, questo si chiama Omni, è una costa circa $1,500, ha una particolare pedana che dà una serie di stimolazioni che con un adeguato occhiale fa sentire il paziente in una posizione come se fosse in una realtà tridimensionale totalmente virtuale, trasferibile a domicilio. Quindi noi abbiamo aspetti tecnologici fondamentali per utilizzare in modo corretto stimolazioni visive, motorie e uditive insieme, e al tempo stesso abbiamo nuove tecnologie semplici, indossabili, che possono anche misurare l'intensità dell'esercizio che facciamo. E anche questo, l'attività di scouting tecnologico che è stata una prima parte del progetto ci ha aiutato tantissimo per monitorare tutto quello che c'è sul mercato che sta esplodendo, per misurare indossando qualcosa che cosa sto facendo e come lo sto facendo. Quindi riuscire ad avere delle tecnologie che siano sia utili per curare, per prendersi cura della persona, che per generare servizi. E fra tutte queste tecnologie sicuramente il suono potrà avere un ruolo estremamente importante, perché il suono è un modo per stimolare, per orientare, per dare ritmo, per dare motivazione, e in questo la RAI, sono certo, cioè già nei primi mesi di collaborazione abbiamo visto delle cose importanti, ma col suono potremo fare delle cose estremamente importanti, vedremo qualcosa poi nel video successivo, perché per esempio una problematica di una persona dopo una lesione cerebrale importante è quella di non riuscire più a localizzare bene la provenienza del suono nello spazio. Non localizzare bene il suono nello spazio vuol dire perdere in parte anche l'orientamento spaziale, vuol dire perdere in parte anche delle capacità di equilibrio e di interazione con l'ambiente. Quindi il suono sarà uno, e le tecnologie correlate al suono saranno estremamente utilizzate all'interno del progetto. Così come degli oggetti che potremo mettere come orologini, tipo l'iWatch, che possono verificare le variazioni di conduttanza della cute, diciamo l'attività elettrica della cute, per semplificare. Sono come piccoli orologi che possono far vedere come da un punto di vista vegetativo, cioè inconscio, in termine tecnico si chiamano segnali onesti, cioè i segnali che sono meno influenzabili dalla persona, non sono come la macchina della verità, ma è l'idea generale, è che riuscendo a recepire quello che avviene a livello vegetativo riesco a capire emozioni profonde della persona o reazioni profonde della persona al di fuori dell'aspetto razionale. Bene, questi sono in grado di recepire attraverso un orologino che sente le variazioni di attività elettrica della cute l'intensità per esempio di partecipazione emotiva di una persona a una situazione, o anche l'intensità di stress fisico, o tutte e due le cose insieme. Pensate che sono stati usati per i bambini con problemi di autismo, perché delle variazioni vegetative possono precedere alcune esplosioni caratteriali che hanno questi bambini. E questa, che è una start-up molto interessante milanese, in questo momento ha iniziato negli Stati Uniti uno studio per chi ha giovani con epilessia, perché fenomeni epilettici possono essere preceduti da fenomeni vegetativi, quindi può essere un sistema di monitoraggio domiciliare. Per noi potrà essere un sistema di monitoraggio dell'esercizio che svolge una persona. E dato che abbiamo la RAI con noi, un'altra cosa che vorremmo stressare è l'aspetto della cosiddetta medicina narrativa, cioè far parlare le persone e capire dalle persone quali sono gli interessi e quali sono le risposte a quello che noi andiamo a proporre. Quindi vedete che
È un panorama molto vasto di tecnologia, ma proprio perché stiamo discutendo di un problema complesso, che non è un problema complicato, perché se fosse complicato si potrebbe spacchettare. La tipicità dei problemi complessi è che non vanno spacchettati, ma bisogna trovare le relazioni fra i vari punti del problema. Quindi nuove tecnologie, questi sono gli Oculus Rift che andremo a testare, anche questa tecnologia a basso costo che dà una sensazione di realtà virtuale utilizzabile a domicilio, che può permettere attività come quelle che state vedendo, che nella loro apparente semplicità non sono così semplici per una persona quando venisse richiesta di fare in modo rapido un movimento che porti la berretta azzurra nella valigia. Riconoscere l'azzurro, riconoscere che la berretta, arrivarci rapidamente, spostarlo nella valigia, può essere molto semplice per noi, non così semplice per chi ha problemi di movimento, così come può diventare interessante usare gli Oculus Rift per avere delle reazioni virtuali a movimenti dello spazio. Quindi dobbiamo monitorare quello che facciamo, dobbiamo stimolare la persona, dobbiamo incidere con l'esercizio soprattutto sul cambiamento degli stili di vita. E probabilmente dentro questi 2 anni di attività avremo certamente modo di verificare nuove tecnologie che consentono di fare monitoraggi a distanza per capire meglio che cosa succede alla persona che noi e al nucleo familiare che noi cerchiamo di seguire. Da qui possono nascere molte rilevanti ulteriori evoluzioni legate alla quantità di dati che potremo rilevare. Sarà una cosa molto interessante come le andremo a gestire, per far sì che, vedendo bene quello che succede nella realtà, si possa capire la realtà e forse anche andare a generare alcune misure per comprendere se un determinato approccio dà risultati positivi o meno. Perché a fronte di notevolissime modificazioni della tecnologia, in realtà le misure di risultato sono ancora quelle tradizionali e vecchie. E spesso non vediamo dei risultati perché non li sappiamo leggere. È come se da miopi vogliamo a tutti i costi evitare di mettere gli occhiali. Quindi dovremo ridefinire un pochino i nostri ruoli di medici rispetto ai tecnici, ma chiederemo anche ai tecnici di ridefinire i ruoli dei tecnici per dare dei suggerimenti ai medici, così come ai fisioterapisti, ai logopedisti e agli psicologi. Dovremo migliorare il flusso delle informazioni e delle interazioni fra il territorio e l'istituto, e dovremo quindi cercare di trovare un modello nuovo e sostenibile. Per questo ci sono state delle fasi ben delineate, una è già partita di scouting delle tecnologie per arrivare a una piattaforma tecnologica che dia luogo a percorsi di cura che diano un servizio a domicilio testato su utenti reali. Quindi persone con disabilità, ma con intorno il loro ambiente, la famiglia, le associazioni e tutto quello che fa della persona una persona che vive in una comunità, avendo sempre un'accortezza fondamentale. Vogliamo entrare nella vita del paziente, ma standone fuori, cioè non vogliamo essere troppo pervasivi. Questo è un compito importante di equilibrio che dobbiamo avere, senza però, come a volte succede, trincerarci dietro questo pudore del non essere pervasivi per non sapere come stanno le cose per davvero. Perché alla fine noi dobbiamo soprattutto cercare di far sì che la persona ritrovi il proprio corpo dentro il proprio cervello e la sensazione di essere proprietaria del proprio corpo e delle proprie decisioni, con una tecnologia che oramai ci ha fatto ben vedere come tutti questi diversi modelli di interazione sono in grado di modificare la nostra percezione cerebrale. Tecnologie quindi che diventano una estensione dei sensi dell'uomo. Cioè non è più qualcosa di vissuto come estraneo, ma come di in continuità con la persona, in cui la persona si può riflettere, può riflettersi, immaginarsi, ritrovarsi, rimodellarsi continuamente, tenendo presente, questo è Marshall McLuhan, che comunque il mezzo non è il messaggio, cioè non è la tecnologia il messaggio, ma è l'estensione delle capacità della persona per dare un significato al corpo, senza voler andare a fondo in quel intrigante tema che è il concetto di dov'è la mente rispetto al corpo e di qual è l'interazione fra mente e corpo. Comunque questo progetto apre sicuramente una finestra conoscitiva importante
verso quella che può essere la prossima natura dell'interazione fra uomo, persona e tecnologia. E non so se questa signora ci sta chiamando, ma certamente noi siamo qui pronti ad ascoltarla. Grazie per l'attenzione.